Sono parecchio lontana, credo. Vabbè. Ciao ragazze, benvenuti in questo video di haul, acquisti. Ma vi parlo di acquisti fatti parecchio tempo fa e anche ultimamente, gli ultimi proprio oggi. Allora, a parte i vestiti come al solito, ho fatto anche qualche acquisto di intimo, che sinceramente io non ho problemi a farvi vedere le cose intime, perché è come se... qualcuno facesse vedere i costumi. Poi comunque sono cose carine, io non ho problemi e ve le mostro. E poi anche qualcosina di... sono tre cose di make up. E inizio proprio da quelle. La cosa, vabbè, prima di tutto da Essence ho preso due cose. Vabbè, le oil control paper, sono le salviette paper, così si dice. Sono le salviettine contro la l'oleosità del viso. Queste praticamente si tamponano sul viso quando il viso è lucido e assorbono, insomma, la lucidità, l'olio, così, Dio santo, l'olio in eccesso, e funzionano. Io avevo preso quelle vecchie, della collezione vecchia, e ho trovato queste qui, 2 euro e qualcosa. E poi ho trovato il mascara che mi sta piacendo di più ultimamente. Non ce l'ho su oggi perché appunto praticamente lo uso quando ho delle occasioni un pochino più così, perché appunto dà un bellissimo effetto e non vorrei che finisse subito. Vi sto parlando del Lash Princess, perché tutto qui è inglese, di Essence, questo qua nero con appunto i ghirigori, il corpettino verde. Questo qui l'ho visto da Camilla Milanesi, in cui in un video dei suoi mascara top menzionava questo come primissimo mascara dopo tutti quelli che aveva provato. Superava la Maybelline, la L'Oreal, mi pare anche qualcosa di più costoso, e questo qua ho detto vabbè, proviamolo. All'inizio non l'avevo trovato, però appunto l'ho provato e ha ragione, provatelo assolutamente, lo metterò nei video dei promossi, già deciso. E poi sono andata da Limoni, ho trovato, praticamente non me ne ero neanche accorta, me l'ha detto una mia amica. Ho detto, ma ci sarà la palette nude della Maybelline? Perché, cioè, non so neanche se è uscita, se devo uscire. Vabbè, io ho visto i video delle makeup guru e la mia amica mi fa, qua ci sono delle palette, vieni a vedere. Ne ho vista una, quella che ho in mano adesso, della Valentina D, e c'era scritto da 14,90 euro, non so se vedete, 4 euro. Io non ci credevo, no? Perché una paletta così, vabbè, vi faccio vedere meglio. Ecco, da 14,90 euro a 4 euro, ed era questa. Naturalmente l'ho presa perché appunto l'ho presa subito, e mi ricorda, praticamente è la copia, anche se forse non è così, della... c'è ancora l'involucro perché non l'ho ancora utilizzata, della Naked, non so che numero perché non sono esperta di queste cose, però cavolo, per 4 euro io spero che funzioni, per 4 euro ho detto ma io la devo assolutamente prendere. E togliendo l'involucro c'è anche un doppio pennellino, da una parte vabbè ha la spugnetta che non mi interessa, e dall'altra parte, come vedete qua, ciao, qua ha la spugnetta e qua ha pennellino da ombretto, credo, abbastanza piccolino, però le setole sono carine, ve lo provo. E questi sono i colori, oddio c'è lo specchio, sì c'è lo specchio, non me ne ero accorta. Questi sono i colori, non so che Naked ricordi, però alcuni sono matte, alcuni sono satinati, metallizzati, e quindi la provo, 4 euro. Poi, cinesi, ho preso solo due cose perché col caldo, cioè, è inutile. Ho preso due cappelli uguali. Uno è questo qui, azzurro, semplicissimo, classico. E quest'altro, ancora di più, perché è uguale, semplicissimo, però bianco. E entrambi, cioè, ognuno, li ho pagati ognuno 4 euro. Questi qui. Poi, OVS, zona abbigliamento. Ho preso innanzitutto... dunque, c'erano delle offerte di canottiere doppie abbinate, cioè abbinate, no, praticamente prendevi due canottiere già abbinate fra loro, cioè tu non è che le potevi scegliere, le prendevi già dalla stampella e ce n'erano già due. Ce n'erano di vari colori, io ne ho scelta una grigia e una
azzurro chiaro, e insieme venivano tipo 3,90 €. Sono semplicissime, proprio intimo, di cotone. Una è grigia, appunto, semplice, e l'altra, vi faccio vedere, uguale, identica, azzurrina. Poi, intimo, qualcosina, ho preso questo completino, che sull'abbronzatura sta veramente, l'abbronzatura che io non ho, che però sull'abbronzatura sta bene, il gesine è fatto così, non è imbottito, ed è tutto di pizzo, così, anche la parte qui dove che si allaccia dietro, mentre la mutandina è fatta in questo modo, non è culotte, copre un pochino di meno della culotte, è fatta in questo modo, così, e l'ho pagato tipo 9,90 € però tutto insieme, e poi ho preso qualche mutandina, prima di tutto questa, le ho prese oggi queste 3,99 €, prima di tutto questa qua, blu, navy, acqua, bianchi, fatta così, questa è tipo brasiliana, ed è tipo di tessuto sintetico, ha i bordini di pizzo, mentre poi no, vabbè, ne ho presa un'altra così, tanto perché c'era tipo l'offerta, se ne prendi tipo 3, le paghi di meno, 4, non lo so, 3,99 € anche questa, ed è con i bordini di pizzo bianchi ed è lilla di cotone, ma tanto e poi infine la più carina, questa, questa 5,99 €, però appunto prendendone 3 credo di averle pagate di meno, questa è proprio per rizoma ed è fatta così, aspettate, è fatta così, praticamente è semitrasparente con tutti questi fiorellini rossi con le foglioline verdi su base giallo molto 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 chiaro, se non bianco, boh, io le vedo giallo chiaro, comunque sono queste, e dietro appunto per rizoma fatte così. Passiamo ai vestiti veri e propri, che sono abbastanza. Allora, prima di tutto ho fatto un salto da www.girl, che però ha cambiato nome in iGirl, tipo tecnologico, iPod, iPhone, quelle così, quindi iGirl, suppongo che sia per questo, e ho preso due magliettine nere. Voi dite, è estate, prendi qualcosa di colorato? No! Due magliettine nere mi avevano colpito fra tutte le mille cose che c'erano. Allora, la prima l'ho pagata 6,90 € ed è questa, già utilizzata, ed è asimmetrica, mi piace per questo motivo. Ha lo scollo a barca, ha una manica appunto normale a mezze maniche e l'altra è a 3/4, però se magari ti fai prendere, a pipistrello, così, e scende giù, appunta verso, scende appunto un pochino di lato. E niente, è abbastanza aderente, cioè una maglietta di quelle tranquille, no? Che quando dici che mi metto, prendi questa, un paio di shorts e via. E poi sempre in questo negozio ne ho presa un'altra, questa è aderente, nera, è un pochino più corta, arriva proprio all'altezza dell'ombelico precisa, mentre le maniche sono fatte così, quindi la scollatura, cioè lascia proprio le spalle scoperte, le maniche sono mezze maniche però fatte in questo modo, così, da entrambe le parti, e anche questa 6,90 € o 7,90 € mi pare, mentre le cose più fighe vengono adesso. Ah, innanzitutto, guardate che bello questo orecchino, l'avevo preso da Tallywell l'anno scorso, però è un Roma 2, calcolate che l'ho perso una settimana dopo e l'ho ritrovato tipo la settimana scorsa, cioè per un anno è stato così nel nulla, neanche mi ricordo dove stava. Comunque, sono andata da Free in via delle Baleniere e ho trovato delle cose stupende, sono tre cose, sono due vestiti e un coprispalle che mia zia mi ha costretto a comprare. Allora, il coprispalle è fatto così, nero anche questo, ma va, perché ha detto lo metti su tutto, vabbè, poi costava 9,90 €, ho detto vabbè, va bene così. Praticamente è aperto, lo scollo è alla coreana mi pare, quindi tondo, senza colletto, camicia, insomma, niente di questo tipo. Maniche, ah, vedi, c'è il cartellino, sì, 9 euro, da 11, così. Ah, poi vabbè, era della nuova collezione, quindi maniche tutte traforate perché non è pizzo, e dietro è semi trasparente però tutto a tinta unita,
E questo, vabbè, sì, posso metterlo con tante cose in più occasioni, ma i vestiti più belli li ho trovati là. Uno è questo, non c'entra neanche nell'inquadratura, ma cercherò di spiegarvelo. È color bordeaux vinaccia, questo ha lo scollo molto ampio, le maniche sono così, cioè non sono proprio maniche, ma comunque c'è un accenno, tutto interamente di pizzo, naturalmente sotto c'è la sottana, insomma un tessuto a tinta unita che fa coprire tutto. Poi si stringe sotto al seno, quindi nella parte superiore è molto aderente, mentre sotto è proprio a gonnellina, così. Arriva al ginocchio e mentre dietro ha questo bellissimo scollo, così, che lascia, oddio, che lascia la schiena scoperta, si intreccia dietro, e questo veniva da 19,90€, 16€, ma io non lo potevo lasciare lì. C'era anche color senape, color nero, il nero l'aveva agguantato un'altra ragazza, però sinceramente penso che l'avrei preso così anche se ci fosse stato il nero. E poi questo vestito che è l'amore della mia vita. Questo è il vestito che ho indossato per la cena e credo, non so se metterò l'outfit dopo o prima di, prima di questo video. Comunque questo vestito qua, bellissimo. Poi comunque se non lo vedete bene lo vedrete proprio bene nell'outfit. E allora, color Tiffany, non so con voi come lo vediate, ma è proprio color Tiffany. Anche questo, perché è dello stesso filone dell'altro, tutto interamente di pizzo con le coppe preformate, bellissimo. Anche questo ha un accenno di manica fatto in questo modo, però le maniche in questo caso non sono coperte, ma sono appunto trasparenti. Ha lo scollo tondo anche questo, si stringe anche lui sotto al seno, e anche come l'altro ha proprio la gonna così, e anche questa arriva fino a sotto al ginocchio, no, non è vero, sopra il ginocchio. E dietro ha invece dello scollo una parte totalmente, solamente fatta di pizzo, e la cerniera dorata. Quindi io ci ho abbinato una borsa con la catenina dorata per riprendere il metallo. Ed infine ho preso in una bancarella, questo è il primissimo acquisto che ho fatto, quindi questo avrà tipo un mese e mezzo. L'ho visto in una bancarella, così. Quella mattina non avevo soldi, però il pomeriggio ci sono ritornata solo per prenderlo. Allora, è a fascia ed ha, oddio, è lungo questo vestito, è fatto così. Aiuto. Allora, lo tolgo dalla stampella che forse è meglio. È fatto a fascia così, la fantasia è bellissima, è rosso con fantasia nera, appunto. Oddio, è a fascia e si lega al collo con due laccini, si stringe sotto il seno e poi sotto va giù lungo, ma non è fatto a gonna, bensì è fatto a pantalone molto largo, però quando uno cammina, cioè, sembra proprio una gonna, quindi si ha anche la comodità e la sicurezza di non avere cose al vento, anche se magari d'estate il vento ce lo sogniamo. Ed ha, vi faccio vedere, magari lo arrotolo, ecco. Le gambe sono fatte così, però calcolate che sono molto molto larghe, per questo appunto sembra una gonna. Io questo lo indosso con le zeppe nere. Quindi il video è finito, i miei acquisti per adesso credo siano finiti. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!